Eh sì, Honor 10 è stato appena presentato a Londra, ma io l'ho già provato in anteprima, quindi sono pronto a dirvi la mia. Honor che ha messo insieme un po' il know-how di questi mesi, tante cose buone viste anche sugli ultimi Huawei, un prezzo aggressivissimo, addirittura 399 € di partenza. Ci sono tante somiglianze, alcune cose che non mi piacciono, alcune sì, vediamo tutto quanto. Cominciamo innanzitutto con un piccolo recap perché la casa di Shenzhen, Huawei Honor, si sta davvero superando quest'anno, quindi bisogna fare un po' di ordine. Honor 10 è in sostanza un piccolo mix tra il P20 e il P20 Lite. In questo caso in mano il P20, il Lite non lo ha a disposizione. Come vedete sono praticamente identici. Honor 10 è tuttavia un poco più alto, un poco più stretto perché ha un display in formato 19, non esattamente come P20 Lite. È lo stesso identico display da 5.84 pollici in risoluzione Full HD Plus. Quindi P20 è leggermente più largo, poco più basso, ma è praticamente lo stesso dispositivo, soprattutto se lo andiamo a guardare davanti. Ecco, davanti diciamo che tutti si somigliano tantissimo, quindi per motivare queste lineup sempre più ampie ci si concentra sulla back cover, sui materiali e ovviamente sulle colorazioni. Questa qui in mano è la Phantom Blue con dei riflessi violacei, è un blu che è cangiante, come vedete anche in camera, cambia a seconda dell'inclinazione. Naturalmente tutto vetro che migliora il grip, curva leggermente verso i fianchi, tutto un po' stondato migliora il grip rispetto un po' a P20. Come detto, tutti i dispositivi in 19 noni sono sì un po' più stretti, un po' con questo effetto telecomando, ma si tengono effettivamente meglio in mano nonostante le dimensioni del display. E questa non è l'unica colorazione cangiante, nel taglio da 128 ci sarà anche una Phantom verde disponibile successivamente, purtroppo non l'ho ancora vista, magari la trovate all'interno dell'articolo con qualche foto che ho catturato a Londra. Protagonista anche in questo caso il notch, rispetto a P20 magari sono cambiate le disposizioni della fotocamera anteriore rispetto alla capsula auricolare che qui è un po' più allungata, meno circolare rispetto alla serie P20, però vedete possiamo anche in questo caso occultarlo tramite la sezione dedicata, a seconda proprio delle preferenze, rimangono magari le icone evidenziate in bianco. Rispetto ai cugini P20 cambia un piccolo particolare, ovvero il lettore di impronte che è sempre anteriore, ma non ci sono dei limiti fisici ben definiti perché è posto sotto il vetro, non sotto il display, sotto il vetro della cornice, ecco, molto preciso anche in questo caso, ma lo utilizzo non tantissimo perché comunque c'è sempre il riconoscimento del volto che è sempre più accurato e soprattutto sempre più rapido. Al pannello anteriore, con tanti riflessi e anche tante ditate, si contrappone, come detto, questa ottima back cover. Questi 13 strati di vetro non trattengono affatto le ditate, quindi mi sembra quasi sempre pulito, anche se lo utilizzo con la cover, il piccolo bumper trasparente che si trova all'interno della confezione, perché sì, è sempre vetro e se tocca, se sbatte forte, si rompe. Parliamo di prestazioni, anche se potrei fare un copia e incolla rispetto a P20, tutto gira molto bene, come detto la MIUI 8.1 è una garanzia, ma anche Kirin 970, non soltanto all'interno dell'interfaccia, ma anche se andiamo nel web browsing, l'apertura delle pagine, infatti la navigazione nel web anche sotto rete 4G+, è garantita con il massimo praticamente delle prestazioni, l'apertura degli altri tab se vogliamo utilizzarne di più, quindi magari multitasking. Il doppio tap per il ridimensionamento, il pinch to zoom, il pan, insomma davvero va come un top di gamma nonostante sia apprezzato praticamente a metà. Piattaforma hardware ma anche quella software basata su Android 8.1 e la MIUI 8.1 non cambia, quindi non vi aspettate delle considerazioni differenti, si riesce a terminare la giornata senza particolari problemi, però non si hanno miracoli, l'avevo già detto per P20. Devo dire che il Kirin 970 rispetto al system chip top di Qualcomm Snapdragon 845 mi sembra consumi leggermente di più, ecco questa impressione avendo provato tanti dispositivi di fascia alta in questi mesi, però va benissimo così. Se volete uno spunto in più dovete puntare magari sul View 10 o sul P20 Pro o Mate 10 Pro, che invece hanno una batteria da 4000 mAh. 4 GB di memoria RAM e tagli da 64 a 128 GB per lo storage che non è espandibile. Questa volta abbiamo infatti all'interno dello slot soltanto, tra virgolette, due ingressi per le nano SIM. Possiamo navigare tra l'altro contemporaneamente con entrambe in 4G, c'è proprio la spunta all'interno delle impostazioni. Nessuna limitazione ovviamente nel gaming, abbiamo la GPU Mali G72 vista e rivista su tantissimi dispositivi che permette di giocare a qualsiasi titolo disponibile sul Play Store, anche quelli più esigenti, quindi davvero un'ottima esperienza di gioco grazie anche a questo ampio display, però ripeto, sotto luce diretta del sole, dimenticatevi di vedere bene i dettagli. Yeah.
Huawei e Honor sono ovviamente molto allineate per quanto riguarda i display, non soltanto per la diagonale ma anche per la resa. Questo è un IPS LCD che sotto luce diretta del sole un po' mi ha deluso. Questo è uno dei talloni di Achille, non abbiamo una luminosità altissima, sono intorno o poco superiore ai 450 nits secondo la mia analisi. Buono il contrasto, un po' meno il delta E sia dei colori sia nella scala dei grigi. Si potrebbe sicuramente avere qualcosa in più. Questo comunque è un modello che possiamo definire di fascia media, visto il posizionamento. Magari per una fascia superiore bisogna assolutamente includere dei pannelli che siano più soddisfacenti. E poi andiamo al comparto fotocamere. Qui abbiamo un mix di soluzioni: dual cam posteriore con sensore di immagine principale da 24 megapixel, sensore companion in bianco e nero invece da 16 megapixel, nella parte anteriore invece un sensore di immagine da 24 megapixel che abbiamo già visto, credo sia quello già montato su P20 e P20 Pro. Ma prima di dirvi come sono le foto, voglio fare un piccolo cappello sull'applicazione, perché non appena entriamo abbiamo l'intelligenza artificiale già attivata. Ecco, intelligenza artificiale che sta migliorando, qui riconosce tantissime scene, addirittura si parla di 500 in 23 categorie. Questo significa che se stiamo scattando la foto di una persona e si trova entro un raggio, magari un metro di distanza, si attiva anche la modalità ritratto, quindi ci aiuta davvero tanto. Però a volte è molto invasiva, come già visto su altri modelli, magari attiva una modalità cielo quando la porzione è un po' piccolino, magari sta inquadrando qualcos'altro e i colori vengono esaltati fin troppo. Quindi vorrei attivare l'intelligenza artificiale quando lo desidero, non averla messa di default, perché se cominciamo così cominciamo con il piede sbagliato. La 24 megapixel mi ha assolutamente soddisfatto sia di giorno sia di notte, ottima riproduzione cromatica, piuttosto fedele alla realtà. Come vedete, rispetto a P20 e P20 Pro ha delle tonalità leggermente più fredde, però come detto va benissimo, come va benissimo anche la fotocamera in bianco e nero che abbiamo imparato ad apprezzare, anche se io personalmente preferirei avere una companion wide, quindi grandangolare, oppure un tele zoom come ho visto anche su P20 Pro. Stessa piattaforma hardware, stesso ecosistema, quindi stesse limitazioni. Si possono registrare video in Full HD che sono ben stabilizzati, come vedete si riesce davvero a camminare senza avere particolari tremoli. Non appena saliamo di risoluzione, quindi in Full HD a 60 frame per secondo oppure in Ultra HD, ecco che la stabilizzazione viene meno e tutti i limiti che abbiamo già sottolineato su altri modelli. Più che ottimo il comparto connettività con il Wi-Fi AC Dual Band di ultima generazione. Si può navigare come detto in 4G+, le quattro antenne non sono poi così visibili, sono anzi ben nascoste in questa colorazione Phantom Blue. Porto USB Type-C posta qui in basso, possiamo tra l'altro ricaricare il dispositivo in addirittura 30 minuti del 50%, è molto rapida. Microfono accanto e lo speaker principale, c'è anche il jack audio da 3,5. Il piccolo Neumann è davvero una sottigliezza, il Bluetooth 4.2 anziché il 5.0, ma sono sicuro che dalla prossima versione del Kirin Flagship vedremo anche quello. E quindi in chiusura rispondiamo alla domanda principale, ovvero se convenga o meno acquistare questo Honor 10. La risposta è sì, ma scritto anche a caratteri cubitali, perché questo modello posizionato a 399€ al day one con la versione 4 64 GB di storage riesce a mettere in ombra qualsiasi altro competitor, ma anche della stessa lineup Honor oppure Huawei, i diretti concorrenti, perché non capisco, e l'ho detto anche nel titolo del P20, che in quel caso lo street price faceva la differenza. Ecco, questo riesce a essere più basso, molto più basso sin dal primo giorno di lancio, quindi chissà poi con eventuali ribassi. Tra questo modello, il P20, il P20 Lite, ecco, non trovo davvero alcuna gara, non trovo alcuna competizione, puntate direttamente su questo, perché sia nei materiali ma anche nella resa, ecco, riesce a essere superiore. Tra l'altro abbiamo anche qualche megapixel in più per la fotocamera principale. Per adesso è tutto, ci sono maggiori informazioni qui sotto nella recensione completa, ci sono anche i link, tutti i dettagli, e poi più avanti nei prossimi giorni faremo anche qualche comparativa con i modelli che ho citato più e più volte in questa recensione. Da Gabriele Restivo, da Palermo è tutto, ciao!